Coordinamento, cabina di regia, scambio di dati. Sono queste parole a racchiudere l'essenza del patto metropolitano per Venezia Sicura, sottoscritto dal sindaco Luigi Brugnaro e dal prefetto Vittorio Zappalorto a Cacorner. Più di semplici carte formali, un plico che contiene gli incrementi previsti per i prossimi 3 anni di uomini e tecnologia. Il comune si impegna a installare più telecamere nelle zone calde dell'area metropolitana, ad assumere altri 70 vigili, a dotarsi di nuovi mezzi, in arrivo 4 imbarcazioni e unità cinofile antiterrorismo. La prefettura si impegna invece a stimolare attraverso una cabina di regia un maggiore interscambio tra polizia locale e le altre forze dell'ordine, oltre a sollecitare il Ministero dell'Interno all'invio di un rinforzo di organico. Di nuovo questo protocollo contiene una previsione che è quella della interconnessione, anzi della comunicazione, diciamo così, delle sale operative dei vigili urbani e delle altre sale operative delle altre forze di polizia. Questa è una cosa buona perché in qualsiasi momento c'è uno scambio di informazioni tra la polizia locale, che a Venezia è una forza importantissima, sempre più importante. Pensate che la polizia di Venezia, la polizia locale di Venezia, ha 400 uomini, è una cosa rilevante ed ha mezzi estremamente sofisticati, estremamente efficaci di contrasto alla criminalità. Credo che sia da perfezionare la comunicazione e la collaborazione tra tutte le forze di polizia. Credo che qualcosa di più su quel piano si possa e si debba fare. Cioè l'idea di mettere telecamere non basta da sola, ci vogliono gli uomini per l'efficienza operativa e ci vuole un coordinamento che deve utilizzare per forza le nuove tecnologie, le nuove capacità, perché l'obiettivo sarà quello di arrivare a una carta unica che consenta di capire se uno risiede nella città, se è un lavoratore, insomma se è un permanente, e per cui lui stesso sarà registrato e lui stesso avrà un codice, appunto un numero unico di sicurezza. La sicurezza non si intende solo la sicurezza della persona, ma anche legata a tutti i rifiuti, a tutti quanti i servizi che ci sono nei trasporti, perché un numero unico che possa dialogare con una centrale operativa, che poi smista ovviamente ai vari responsabili del servizio, dove noi possiamo poi misurare il tempo di reazione di quel servizio, anche per poi andare a premiare o meno gli operatori che hanno agito per risolvere quel problema di quel cittadino. Qui noi faremo così anche molto efficientamente di secondo grado. Poi anche per tutte le persone che vengono ospiti in città, perché uno con un'app si può registrare, ci anticipa prima, perché lo registriamo prima, facciamo i controlli antiterrorismo di chi è, di sicurezza normali, viene accreditato, sappiamo se è un inglese, se è un italiano, per cui sappiamo in che lingua rispondergli la centrale. A quel punto, il giorno che arriverà un allarme, sappiamo già chi è che ce lo sta mandando, perché è una persona registrata. Gli risponderemo nella sua lingua e soprattutto potremo accendere le telecamere della zona dove lui si trova.